Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Rockpolis, la città del rock. Buonasera, buonasera a tutti quanti in questa domenica 12 febbraio, sono le 22 poco più passate qui a deliradio.it e questa è Rockpolis, puntata 5.13. 5.13, intanto prima di passare al resto, una notizia che ci ha colpito a tutti quanti, stamani all'età di 76 anni abbiamo appreso che è mancato Al Jarreau. Ha già questo, ecco, un grande della musica che, insomma, non c'ho bisogno io di raccontare di chi fosse già Al Jarreau, però, insomma, è mancato stamani, quindi buon viaggio a lui e a tutti gli altri che lo hanno preceduto. Ok, chiusa parentesi. Allora, Rockpolis, come avete visto nel lancio dell'evento, stasera è completamente dedicata a un ospite, un grande ospite. Sinceramente, fin da quando abbiamo cominciato a fare radio, era il nostro desiderio di averlo in trasmissione. E alla fine abbiamo preso, diciamo, il coraggio, no, a quattro mani, a 12, a 24 mani, e gli abbiamo chiesto di essere con noi. Ed adesso è qui con noi, è Arturo Stalteri, beh, grande maestro, grande pianista, ha fatto veramente tantissime produzioni, sia da solo sia con altri artisti anche piuttosto famosi della scena italiana e internazionale. E beh, comunque ne parleremo e avremo tempo di presentarlo per tutta la serata. Ma adesso, per cominciare, passiamo subito a una sua composizione, tanto per far sentire qual è il suo ultimo album, uscito nel novembre 2016, se non mi sbaglio, Preludes, poi mi correggerà la pronuncia lui, è la 12ª traccia, Gli artigli di Catwoman, e poi saremo in diretta con Arturo Stalteri. Thank you.
e rientriamo in voce con Arturo Stalteri. Buonasera Arturo. Buonasera a tutti. Buonasera da noi e a tutti gli ascoltatori di Deliradio.it di Rock Polis. Ricordiamocelo, in via dei Dalmati 15 presso le officine XN, quindi se ci volete raggiungere sbrigatevi, perché qui il posto si riempie velocemente. Mi prendete una birretta e vi portate un CD di Arturo e vi fate fare qualche autografo. Che dice Arturo? Volentierissimo, magari. Anzi, però una birretta la prendiamo anche noi magari più tardi. Sicuramente. Ma ce l'hai qualche CD nel caso venisse qualche fan qua? Onestamente no. Posso firmare su qualsiasi oggetto che sia firmabile. Tipo anche il cuoio capelluto rasato. Allora Rolling Stones. Portatevi gli appositi pennarelli. D'accordo. Allora, abbiamo sentito, se non mi sbaglio, appunto la 12ª traccia di questo album. A dirlo tu alla francese, come va detto. No, in effetti, perché l'ho pensata alla francese pensando a Debussy, quindi a Prelude, ma comunque naturalmente andava bene anche, come l'hai detto tu, all'inglese, diciamo. L'importante è che, insomma, che passi il fatto che sono dei preludi, quindi dei brani tutto sommato piuttosto brevi, senza grandi sviluppi. Ho voluto fare una cosa, diciamo, un po' diversa da quello che faccio di solito. Ragazzi, perché se avete sentito Debussy, insomma, non si parla certo di personaggi, diciamo, di seconda scelta, di secondo piano, perché Arturo è il suo, appunto, siamo partiti a ritroso dalla sua composizione più recente, appunto, del novembre 2016, perché di questo è il 20° album, se non mi sbaglio, comprese le collaborazioni. In realtà, come album tutto mio è 15°, però sono arrivato a 20, anche perché ormai sono 40 anni, insomma, che faccio dischi, ero un bambino. Accidenti. No, vabbè. Purtroppo no, però insomma ero abbastanza adolescente. Negli Young ti batte, perché mi sa ce l'ha sulle 37 album, però insomma... Però negli Young è anche un po' più anzianotto di me. Anche tu sei sulla ottima strada. Infatti hai cominciato, se non mi sbaglio, e sentiremo una canzone, appunto, dal tuo primo disco, la prossima, che sarà nel 74. Sì, nel 74 abbiamo registrato questo disco come Pierrot Lunaire, che poi uscì in effetti ufficialmente nel febbraio del 75, però le registrazioni effettivamente avvennero nella tarda estate dell'anno precedente. E eravamo tutti veramente ragazzini, eravamo un trio, io, Gaio Chiocchio, che purtroppo non c'è più, Vincenzo Caporaletti, e quello fu il primo disco, appunto, Pierrot Lunaire, in cui ci ispiravamo alle poesie di Giraud, non tanto alla musica di Schoenberg, perché eravamo ancora molto, diciamo, legati alla tradizione pop, folk. Anzi, io trovo quel disco abbia molti riferimenti al prog inglese di quegli anni, insomma, che era un po' la nostra passione. Certo, infatti, disco progressive, e poi, diciamo, progressivamente, scusate il gioco di parole, sei passato poi a tutte al crossover, che poi ne parleremo, magari spiegheremo bene cos'è il crossover. Infatti, veramente, da un protagonista del crossover ve lo posso dire, probabilmente ci sono dei personaggi che vengono più portati dalla stampa, dalla televisione, però a mio dire, sinceramente, Arturo non ha proprio nulla da invidiare per quanto riguarda composizione e capacità a certi personaggi che sono magari un po' più quotati, diciamo, che poi sono cari amici, tra l'altro, perché tu parli, immagino, di Einaudi, Allevi, che sono due persone che, due che conosco perfettamente, che stimo, tra l'altro. Anche se la mia passione è più la musica di Roberto Cacciapaglia, che è anche un caro amico e che credo abbia scritto delle cose indimenticabili negli anni 70, ancora adesso, ma in quegli anni era veramente molto molto avanti. Insomma, è in 40 anni, diciamo, di passione musicale, veramente, di amicizie te ne sei fatte veramente tante. Sì, incontri veramente tanta gente, sì, effettivamente sì. Il caso ti porta poi a incontrare persone che mai avresti immaginato di poter conoscere, no? E tra l'altro scopriremo tra poco, lasciamo un pochino la suspense, che tra il primo e il secondo album di Pierrot Lunaire ha cominciato la collaborazione con un personaggio piuttosto importante della musica italiana, per quanto comunque ha continuato con personaggi importanti, e non solo della musica italiana, però veramente ce lo ricordiamo tutti con gran piacere, ma appunto lasciamo questa punta di mistero. Allora, d'accordo, dai, facciamo sentire il primo pezzo di Pierrot Lunaire, dal loro primo album, il primo pezzo che scegliamo noi, La saga della primavera. Perché abbiamo scelto questo pezzo? Proprio perché, mi dicevi, l'hai composto e...
Sì, guarda, il primo disco è stato soprattutto frutto delle idee di Gaio, che era un compositore straordinario, secondo me, e ci dividevamo le parti vocali. In questo pezzo, infatti, la prima parte la canto io, la seconda la canta lui. Però in realtà mi ricordo che anche parte del testo della musica lo firmò Gaio, per qualche motivo che non ricordo bene, sul disco apparve solo a mio nome. Evidentemente volevamo così suddividerci anche un po' la paternità, però è un pezzo a cui sono ancora molto legato, completamente acustico, registrato tutto in diretta, dal vivo in trio, con due chitarre, un pianoforte e due voci. È fantastico, e se questa non è bravura, scusate, ridefiniamo il termine sullo Zingarelli. Ok. Ed eccoci qua, atmosfere molto progressi, beh, magari ispirate, appunto, mi dicevi, dalla musica inglese, dal progressive inglese, anche se magari poco a che fare con i King Crimson, insomma, poco a che fare. Dino, no, quali erano le vostre ispirazioni? Perché, insomma, beh, per quanto riguarda Gaio, veramente hai citato il gruppo che lui amava di più, King Crimson. Io ero molto Genesis, ovviamente, essendo un tastierista, gli piaceva molto il pianoforte, l'organo, il Moog di Tony Banks, però adoravo Keith Emerson, che per me è stato un grandissimo musicista, e è stato veramente un dolore quando se n'è andato e ci ha lasciato, secondo me sempre troppo presto. Esatto, è rimasto solo Palme dei tre. Eh sì.
Si legge tra l'altro che in questo disco hai suonato strumenti come la spinetta. Sì, la chitarra suonava parecchio. Per chi è interessato a cosa è la spinetta, cos'è una percussione? La spinetta in realtà è uno strumento a tastiera che è un parente del clavicembalo, quindi semplicemente era molto più piccola, spesso una sola tastiera, ma è l'antenato del pianoforte, è uno strumento che tu appunto con dei tasti che tu percuotevi, solo che era pizzicato da un becco di penna, per cui il suono era molto più simile a quello di una chitarra piuttosto che a quello di un pianoforte, che è arrivato molto tempo dopo. Poi appunto l'Eminent, la Celesta, l'Eminent anche questo. L'Eminent è un mistero, perché l'Eminent era una tastiera che avevano solo all'RCA, l'aveva costruita all'RCA, imitava un po' il suono degli archi e dei fiati, una sorta di pre-Mellotron, pre-campionatore, però completamente sintetico, però aveva un bel suono, funzionava molto bene in studio, dava un bellissimo effetto. Infatti, e tra l'altro di percussioni, perché percussioni. Insomma, non solo in questo disco, sì. Insomma, come percussione sei anche abbastanza appassionato di questo strumento. Sì, perché poi in realtà il pianoforte è uno strumento a percussione, per cui io ho sempre amato anche, ho sempre avuto a casa percussioni di vario tipo, dai bonghi alle tabla, alle conghe, insomma ogni tanto mi divertivo a suonare. Ora le ho un po' abbandonate, però rimangono un po', diciamo, nel mio DNA. Ecco, e beh... E quindi, diciamo, abbiamo percorso, diciamo, i due estremi, l'inizio carriera e fine carriera, ce lo siamo già sentiti. E nel mezzo c'è veramente di cui divertirsi e sbizzarrirsi per quanto riguarda appunto l'incontro di Arturo con artisti italiani e internazionali. Infatti, sì. Tra l'altro, infatti, il prossimo che ci andiamo a sentire è un disco. Una canzone tratta da un disco che si chiama Marco Polo di Nicola Lesini e Pierluigi Anderoni, uscito nel 1995. E questa canzone, Come Morning, Vieni Mattino, cantava. Sì, cantava David Sylvian, che tra l'altro io non ho mai incontrato personalmente, perché lui incideva la voce, lui stava a New York in quel periodo, e poi ci mandava, in quel tempo c'era il DAT, che era prima del CD, perché siamo nel 95, diciamo come forma di registrazione, e io ho registrato sopra questa sua voce dei bouzouki, che è uno strumento greco a corde che io amo molto, e sono contento perché mentre nella versione originale me lo hanno missato bassissimo, poi Sylvian ha ripreso il pezzo, l'ha messo in una sua raccolta che si chiama ora non ricordo bene, qualcosa come Nowhere and Nothing, una cosa del genere, e lo ha rimissato invece molto più alto, quindi ha dato più, diciamo, più risalto al mio strumento. Mi ha fatto piacere, vuol dire che gli è piaciuto, insomma. E noi ce lo stiamo per ascoltare nella versione di David Sylvian, esatto, con Suzuki alzato giustamente di volume. D'accordo, eccolo qua. Come morning. Skies of blue, the promise.
fragments of tomorrow's calling. Hey ho, and away we go. Hey ho, come on in. Hey ho, and away we go. Hey ho, come on in. Ce la siamo sentita la corda strappata? Sì, proprio. Io infatti alla fine lasciavo l'accordo così perché il pezzo sfumava, invece Silvian, a lui piaceva molto, l'ha tenuto fino in fondo. E questo era il Buzzurchi di Arturo Stalteri, suonato appunto in questo album Marco Polo, di cui appunto però ci siamo sentiti la versione che nel 2000 ha fatto uscire in questa compilation David Silvia. Esatto, Everything and Nothing, poi abbiamo ritrovato il titolo che avevo dimenticato. È proprio l'ultima traccia, la quindicesima del secondo disco, del disco di questo album di David Silvia. Bene, ora ovviamente Arturo ha fatto veramente un sacco un mare di produzioni e quindi le continueremo a ascoltare, però non solo artisti che lo hanno ispirato, che magari continuano a ispirarlo, ma anche artisti a cui lui è molto affezionato e molto, diciamo, legato sentimentalmente. Sì. E parliamo di un gruppo che, vabbè, diciamo che è un gruppo che fa le linguacce. Eh sì, che tu hai anche usato, ho visto nella tua sigla, almeno per un momento, sì, no? Sì. Non ho potuto fare a meno di citare Radio Freccia nella sigla con un accordino e ti ha riconosciuto al volo. Start Me Up, uno dei riff più belli della storia del rock. Giustamente, io ve lo dico, se per Roma vi capita di vedere un tizio alto, abbastanza alto, con i capelli lisci, con una giacchettina e con sotto una magliettina con la lingua di Rolling Stone, quello è Arturo, andateli a chiedere un autografo, veramente... Abbiamo detto, l'avrete sicuramente capito da questi piccoli giochi, che è un grandissimo appassionato di Rolling Stone. Ma come è nata questa passione? Semplicemente è nata per colpa di mia sorella, che è più grande di me, perché io da bambino studiavo la musica classica, il pianoforte, ho cominciato a 6 anni, quindi ero anzi molto contrario a questi gruppi del beat, perché ti parlo degli anni 60, finché un pomeriggio arrivò mia sorella, che è più grande di me, e portò questo 45 di questi 5 tizi, le facce poco raccomandabili, e lo mise sul giradischi, e io lì ebbi una folgorazione, dissi straordinari, e non li ho più abbandonati. Sono ormai quasi 50 anni che li seguo. Ma che fai, li collezioni anche? Tutto, ovviamente tutto quello che c'è di ufficiale ce l'ho, ma ho qualcosa come 1000 bootleg dei Rolling Stones, per cui insomma concerti, outtakes, registrazioni particolari, incisioni giapponesi, cinesi, di tutti i tipi, russe. Accidenti. Fantastico, li amo molto. Ancora oggi, credo che abbiano ancora qualcosa da dire, nonostante l'ultimo disco di blues, che mi interessa poco, onestamente, perché a me interessa il loro lato più rock e non quello del blues, che per loro ovviamente è basilare, è la loro storia. Però, comunque abbiamo detto che
Blue and Lone, insomma, ha un suo perché. Sì, è un bel disco, suonato molto bene, sì, diciamo, sì, che ero più interessato ad ascoltare qualcosa di nuovo, però ho fiducia. Esatto, non, sicuramente li ritroveremo a fare altri album che ritornino a quello che stanno, sì, facendo. Sì, anche perché l'ultimo singolo che hanno fatto del 2012, Doom and Gloom, per me è una delle cose più belle che abbiano fatto negli ultimi 20 anni, per cui insomma vuol dire che qualcosa da raccontare ce l'hanno ancora, nonostante i detrattori che sono invidiosi, perché un tipo come Jagger a 74 anni può permettersi di saltare sul palco, ballare e cantare senza avere il fiatone. Ragazzi, non tutti glielo perdonano. No. Beh, diciamo che però se ascoltiamo la sua voce e la sua musica, qualcuno riesce a perdonarglielo, tipo io riesco tranquillamente a dire ok, fai pure tutto quello che vuoi, salta come ti pare, ma e basta che canti in quel modo, come sai, certo, fare. Bene, ma Dubi Tuesday, esatto, che è la canzone dove andremo a sentire i Rolling Stones, sì, te l'ho ritrovata. Perché? Perché tu... È stata pubblicata nel 67 da, esatto, Between the Buttons. Esatto, era anche il singolo, sì, però era su Between the Buttons, l'edizione americana di questo LP. Mm-hmm. Tra l'altro, se non mi sbaglio, la settimo album in America e il quinto album in Inghilterra. Sì, perché c'era un po' di confusione in quegli anni. Poi finalmente dall'album successivo c'è stata una pubblicazione sia per gli Stati Uniti che per il resto del mondo. Però tu nel 2006 l'hai anche risuonato questo Ruby Tuesday a modo tuo? A modo mio, anche cantandola su un 45, anzi su un 33, però a formato 45, trasparente in vinile, di cui sono state fatte solo 500 copie. Era il mio omaggio al pezzo, appunto, con il quale ho conosciuto i Rolling Stones, che io li scoprì proprio con Ruby Tuesday. E noi ci andiamo a sentire la loro versione originale, Ruby Tuesday. She came from yesterday, don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Why she needs to be so free, she'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Tuesday, who could hang a name on you when
grande pezzo firmato da, beh, da Jack Richards, come mi dicevi, però Brian Jones ci ha messo molto molto di suo, c'è il suo flauto, c'è il suo pianoforte, poi qualcuno disse addirittura che la musica l'aveva scritta quasi tutta lui, però loro firmavano sempre Jack Richards per un fatto pratico e contrattuale, credo. E queste sono le origini della passione. Ma appunto, diciamo i Rolling Stone, tua sorella e tutto quanto, però alla fine chi è che ti ha spinto verso il piano e verso questa carriera? Già da 16 anni, no? Te, il primo album dei Pierrot. Sì, però io in realtà a casa mia madre suonava il pianoforte, mio padre era giornalista televisivo, le sorelle studiavano il pianoforte, io avevo sempre questo pianoforte nelle orecchie e mi piaceva moltissimo. Decisi io a 6 anni chiesi di poterlo cominciare a studiare regolarmente con un insegnante privato e poi da lì ci fu il conservatorio. Non venni affatto ostacolato, anzi incoraggiato, perché mia madre ci teneva molto che io suonassi il pianoforte, quindi ho avuto vita facile. Non ho mai avuto il minimo dubbio che avrei fatto questo, ecco. Non ho avuto mai un minimo incertezza anche in anni successivi, anche quando insomma ovviamente i tempi non erano facilissimi, perché insomma non è una carriera facilissima, ora ancora meno di quando ho iniziato io. Però me lo immagino, cioè nei primi anni 70, nel 73-74 ti metti a fare un genere progressive, quindi anche abbastanza particolare, sì. Insomma ci voleva del coraggio e delle... È una bella dedizione, una bella passione per questo. Eravamo in tanti però in quegli anni, in Italia c'è stata una grandissima fioritura di gruppi di progressive, tantissimi, e alcuni sono molti sono scomparsi, molti artisti hanno poi cambiato proprio lavoro, altri sono rimasti, io penso ad esempio a Michele Zarrillo che faceva parte dei Semiramis insieme al fratello, che era un splendido gruppo di prog e che ora fa delle canzoni più morbide, però insomma è rimasto sempre nel campo della musica. Oppure Alan Sorrenti. Aria che diventa, poi ha fatto Figli delle Stelle, poi ha cambiato un po' genere, ora so che se la spassa a Miami, c'ha una barca, insomma si gode i soldi che ha guadagnato, magari meritatamente o hanno, diciamo che comunque c'è la tendenza nella musica, da 40 anni frequenti, no, da dire ok, facciamo il nostro stile un po' più particolare, un po' più di nicchia, poi vedono che non va bene e si mettono a fare qualcos'altro di un po' più commerciale, ma e poi sfondano. Sì. Alla fine magari ti ricordano, entrano nelle radio proprio con i pezzi più commerciali, invece con i pezzi che magari credono un po' di più. Vabbè, vogliamo citare anche Britti, ma anche gli stessi Negrita che sentivo proprio oggi. Secondo me, insomma, quando facevano Mamma Mae era veramente le loro corde, poi vabbè, Viaggio Stereo, diciamo, è qualcosa di più morbido, più commerciale. Poi bisogna anche capire lì quali pressioni ci sono quando cominci ad avere un po' di visibilità, le case discografiche, i produttori, insomma non è facile, credo, mantenere poi, no, completamente quella che era il tuo progetto iniziale inalterato. Questa non è una critica, diciamo, non è che dicono ma hanno tradito, no, non hanno tradito nessuno, perché dopo tutto hanno trovato anzi una strada per poter continuare la loro passione, per poter continuare quello che gli piace più fare. Certo. Anche tu, diciamo, dal progressi sei passato al crossover, quindi perché io non ero adatto a stare in un gruppo, questa è la realtà dei fatti. Io volevo suonare da solo, infatti dopo il secondo disco me ne andai, poi il gruppo si sciolse, Gaio si dedicò molto anche ai testi, ha scritto delle canzoni bellissime. E per cui ero proprio portato, e poi sai, essendo un pianista e venendo anche dalla classica, ho fatto anche tanti anni solo musica classica, forse era la strada più istintiva, anche non è stato sicuramente un calcolo. Pian piano mi sono trovato a scrivere delle cose molto diverse che risentono di quello che è un po' il mio patrimonio classico, ma anche di questa nuova strada, appunto questo crossover, questa musica un po' di frontiera, no? Esatto. Facciamo noi che veniamo dalla musica classica, ma poi abbiamo trovato anche un linguaggio più, possiamo dire, anche più semplice, perché no? Sicuramente non ti sei data al pop, alla commerciale, sicuramente non hai seguito questa strada, e ci vuole del coraggio, perché tutto sommato, se no... Anche lì ci vuole capacità, non è facile fare una canzone di grande successo, credo. No? Io ad esempio sono un grande fan, adesso qualcuno spegnerà la radio, di Max Pezzali, che trovo che comunque nel suo campo sia un piccolo genio, però quello è un modo di scrivere che non appartiene a me e a altri, ma che lui ha saputo, secondo me, in maniera molto personale proporre.
Beh, ha fatto anche un secondo tempo come canzoni. È il mio secondo tempo, oltre al primo tempo di vecchi sei un mito, eccetera. Beh, vabbè, ok, no? Spengete la radio perché anche chi conduce conosce Max Pezzali, d'accordo? Io penso a un disco che si chiama Grazie Mille, che io trovo un disco molto bello, molto, molto piacevole, molto divertente, scritto bene, prodotto molto bene. Poi devo dire che l'ho un po' perso, non so più di cosa, vista. Sì, non so più cosa abbia fatto negli ultimi anni. Perché no? Se la cosa è fatta bene, anche vogliamo mettere quanto si è fatto bene il pop di Madonna. Certo, io penso a Madonna, ho cominciato ad amarla però tardi, perché i primi dischi non la sopportavo. Dopo Ray of Light ho capito che c'era qualcosa sotto di piuttosto interessante. Ecco, beh, io diciamo per un paio di dischi l'ho amata, poi l'ho abbandonato. Vedi? Nell'87 ho scoperto gli U2 e allora diciamo ho lasciato... Madonna, allora Deliradio Rock Polis, puntata 5.13, tanto ci piace ricordarla, sono le 22 tra 35 e 40, sì, le 22.38. Arturo Stalteri ai microfoni, graditissimo ospite, l'abbiamo conosciuto appunto tramite la sua musica, i suoi piccoli concerti con pubblico poco selezionato, riservato, perché ovviamente in case private non è che ci possa aggiungere 200 persone, sì. Poi l'abbiamo anche visto dal vivo in posti più ampi con un pubblico molto maggiore, per esempio anche questi concerti alla Feltrinelli, sì, o da altre parti, insomma. Lì ho presentato il disco in varie Feltrinelli di Italia, devo dire che è un ottimo, a parte che c'è un ambiente molto bello, e poi sono molto interessanti dal punto di vista per veicolare i pezzi, perché poi loro distribuiscono bene i dischi, fanno pubblicità, insomma sono delle belle catene interessanti per noi. Ecco, la tua attività concertistica quindi non si limita solamente all'esecuzione dei tuoi album, se non mi sbaglio, oppure non fai solo questo? No, devo dire che appunto venendo dalla classica ho sempre pensato a me come anche un interprete, quindi avendo un pochino abbandonato forse i classici accademici da Beethoven a Schubert eccetera eccetera, mi sono dedicato anche a quegli autori che mi piacciono di più e che fanno parte della musica, di questa nuova musica del Novecento, da artisti come Wim Mertens, come Philip Glass, come Brian Eno, che trovo molto interessanti, soprattutto se li rielabori magari con il pianoforte anche su pezzi nati con altre formazioni e scopri, no, delle sfumature che non avevi notato ascoltando il disco originale. Quindi ci vuole veramente comunque una grande passione, grande assolutamente sì, ci vuole, soprattutto per andare a scoprire alcune tracce un po' nascoste. Brian Eno, ad esempio, ha fatto dei dischi in epoca pop che hanno delle trame un po' sotterranee interessantissime, che se le poi riesci a tirarle fuori scopri delle parti musicali che lui un po' fa sommergere da questi arrangiamenti ricchissimi. Tiriamo una piccola alta curiosità: Arturo non è l'unica cosa che fa, suonare e comporre i suoi album, i suoi brani, però insomma una piccola cosa che sveleremo anche successivamente, che ce ne parlerà anche lui di una sua grande attività, che è anche una grande passione. Assolutamente, anche quella viene dalla mia infanzia, poi ti dirò perché. E nel frattempo ci sentiamo un altro pezzo che di un gruppo mono, gruppo giapponese, che ti piace, hai scoperto... Molto. Ho scoperto negli ultimi anni, è un gruppo che fa questo genere detto del post-rock, insomma quello che gruppi come i Mogwai, i Sigur Rós, Radiohead e altri hanno portato avanti, e loro hanno secondo me trovato una loro strada molto bella, molto originale, un po' cupa, un po' nera, però insomma i giapponesi sai che hanno questo doppio mondo, no? Un po' questo mondo un po' degli spiriti, ma anche della luce e dell'oscurità che si mescolano. Ed è Where We Began, da The Last Dawn del 2015. Thank you.
eccoli qua, i Mono, e siamo ritornati in diretta con Arturo, che beh, appunto ci stavamo un po' raccontando e confrontando su sulla sua attività, ma ecco, questa è la seconda sorpresa. La prima sorpresa è svegliamo e stiamo per svelare l'artista italiano piuttosto famoso e piuttosto caro, soprattutto qui a Roma, purtroppo con un finale piuttosto tragico in quel giugno dell'81, se non mi sbaglio. Sì, infatti. Era per te un grande amico, era diventato. Beh, era un amico, sì, in effetti io l'ho conosciuto nella casa discografica dove io incidevo, e incideva anche lui, aveva già fatto un disco, non abbiamo ancora detto chi è, aspetto che lo dica tu se vuoi. No. O comunque, fatto sta che Rino Gaetano aveva fatto un primo disco per la Hit, che si chiamava Ingresso Libero, di non grande successo, ma molto bello, e poi aveva scritto questa canzone, Il cielo è sempre più blu, e Vincenzo Bicocci, che era appunto il direttore dell'etichetta, ci disse: va, vi presento Rino, ha fatto questo pezzo, vorrei che voi gli deste una mano nell'arrangiamento, a me e a Gaio, appunto, come Piero Lunera. Lui ci fece ascoltare Il cielo è sempre più blu, e io dissi: ma questo pezzo per me è troppo facile, non avrà successo, pensa quanto avevo sbagliato. E invece ebbe un successo enorme, e lui mi chiese subito un piccolo riff di pianoforte, aveva le idee molto chiare lui in sala. Rino era un grandissimo arrangiatore, pochi lo hanno ricordato, cioè tutte le parti che ascolti nei suoi dischi le pensava sempre lui e te le cantava o te le mimava. Silenzio. E quindi è nata questa avventura Il cielo è sempre blu, e poi i primi due LP, Fedele e figlio unico, e parte di Aida, in cui appunto ho collaborato. Cioè, te quindi quanti anni avevi quando hai cominciato a lavorare con Rino? Avevo 17 anni. Avevo appena fatto il primo disco dei Piero Lunera, perché Rino arrivò nel 75, era appena uscito il disco, e feci quel primo 45, e poi l'anno dopo Mio fratello e figlio unico, che è l'LP appunto a cui collaborai. Anche in questo disco c'era Gaio, sempre l'altro componente del gruppo, che suonava un po' di strumenti strani, che Rino amava molto gli strumenti anche un po' particolari. Esatto, e poi ci stiamo per ascoltare una canzone da questo, quindi diciamo veramente poi un grande della musica, veramente, però ha avuto alla fine poco tempo per affermarsi, è diventato in pochi anni così grande, è rimasto veramente nella memoria, nei nostri cuori, Rino. È rimasto tantissimo nel cuore, sono contentissimo, e ogni anno, infatti, il 2 giugno in Piazza Sempione si fa questa serata dedicata a Rino, dove io partecipo sempre, e il pubblico è tantissimo, c'è un gruppo, sono vari gruppi dedicati alla musica di Rino, ma c'è questo con il nipote, appunto, che appunto porta avanti le sue canzoni, ed è sempre un piacere stare con loro e partecipare a questi eventi. Il 2 giugno poi sono 40 anni da Aida, quindi invitiamo tutti a Piazza Sempione a Roma, ci sarà una serata straordinaria dedicata all'indimenticabile Rino. Accidenti, ma lui al di fuori dallo studio, com'era? Era una persona come uno magari se l'aspetta, se lo immagina nelle canzoni, se lo costruisce, con spiritosa, acuto, intelligente. Allora, com'è? Una persona molto, intanto non era assolutamente una persona così cupa come sarà descritta in un celebre sceneggiato televisivo, che mi ha dato un'immagine secondo me molto falsata. Era chiaramente una persona che aveva le sue malinconie, ma chi fa questo mestiere è indubbiamente deve avere anche dei momenti, no? Più malinconici, più possiamo dire anche un po' meno sereni, però era una persona molto fatalista, che amava la vita, si divertiva molto, si divertiva in studio e con gli amici, era una battuta dopo l'altra, per cui insomma era solamente una persona molto solare, e insomma è stata una grande perdita, poi una sfortuna tremenda, perché quello è stato un colpo di sonno sicuramente, che lo ha colto mentre tornava a casa, e quindi purtroppo è successo quello che è successo. Sì, tornava appunto a casa, lui abitava lì. Poi un colpo di somma, se non ci fosse stato quel camion magari... Poi pensa alla doppia sfortuna, capito? E ragazzi, poi sai, Rino raramente era solo, era sempre insieme a noi, insieme ad amici, e quella sera infatti doveva esserci anche un altro nostro carissimo amico, che guarda caso quella sera non poteva uscire, quindi Rino andò da solo. Magari se fossero stati in due non sarebbe successo, l'avrebbe tenuto sveglio, chissà. Infatti magari chiacchieravano, ma non si può dire, non si può sapere. Come dire... E com'è che Eric Clapton non è salito sull'elicottero di Stevie Ray Vaughan? Ragazzi, tanto per citare un'altra fatalità. E quindi appunto abbiamo detto, ci andiamo ad ascoltare un pezzo dall'album Mio fratello e figlio unico, e vediamo di citare il nome per intero, è un po' una filastrocca. La Zappa.
puntolini di sospensione, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga. Vecchi solai e ciminiere, lavatoi al decimo piano, fumo che sale in paradiso e gli angeli cadono giù. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Una mansarda in via Condotti, mochette, plafon, cassettoni, giovani artisti e vecchie tardone si realizzano nel nobile bridge. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Giovane bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale, fatturato lordo, la classifica che sale, il resto lo trova nei. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Castoro, Visone, il conte dell'acqua, salmone, cardiale, champagne, la grande soubrette, Brigitte Lacagne, coperta di cincillà. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Inoltre lascio il tiro britannico che combatte il disseccamento sulla saggia sul pensiero del congestionale. Vi basta per ottenere un onoro anche in sirena di vero mentero. All'inizio dell'anno dominerà l'influsso raccante di mare, le situazioni più tese a causa della aria a fiori diversi, ma intonati di colore. Per combattere il disseccamento si massaggia sul viso dal congestionale. Un onoro anche in sirena di vero mentero. All'inizio dell'anno dominerà l'influsso raccante di mare. Una pasta sablé omogenea, lascia riposare il luogo fresco finché si rassodi. E inoltre lascia fredda. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Rientriamo in voce con questo pezzo molto divertente di Rino. Mi stavi raccontando che proprio questo applauso che avete sentito, questo sì, alla fine ci siamo, siamo divertiti, abbiamo cominciato a ridere, a lui è piaciuto molto, ha lasciato tutto, poi c'è ecco. Questo finale in cui riprende un altro pezzo del disco, quindi è stato veramente spontaneo, molto spontaneo. Sì. E quindi... secondo me si sente che ci divertivamo, e questa è anche la grande magia di Rino, che si sente che proprio è tutto vero, tutto reale, non c'è nessun calcolo, capito, di per riuscire a cattivarsi il piacere del pubblico. Sì, questo è vero, però magari in epoca
moderna, diciamo anni 90, 2001, pensa che sia tutto tutto concepito, tutto registrato. Beh, andiamo a vedere una trasmissione a caso Sanremo, dove qualsiasi cosa sembra fatta lì per caso, non è fatta per caso. Sì. Però se quindi uno dice cavolo, ci hanno messo quella cosa che applaudi, qualcuno ha pensato di fare risate e applausi, no, è stato no, tutto spontaneo. Essere, sì, potrebbe essere a volte il contrario, magari il discografico dopo dice però questa cosa la posso sfruttare, però ecco, per quanto riguarda Rino veniva tutto da lui, dal suo istinto, e poi magari certe cose potevano essere anche utili perché colpivano sicuramente l'immaginazione, ma non nascevano con quello scopo, nascevano perché lui le sentiva così. È veramente veramente bello, veramente ispirato questo. Molto vero, sì. Sì, 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 sì. E si vede appunto un po' il tocco del genio che era lui, perché insomma magari qualcuno, un perfezionista, avrebbe detto via, tagliare. Infatti, ma infatti secondo me poi i dischi successivi dopo Aida, quando gli hanno messo vicino arrangiatori, produttori, quando era diventato più famoso, secondo me hanno tolto, gli hanno un po' spento la sua spontaneità, perché quando cominci a avere vicino troppe persone che sanno che puoi essere un personaggio che funziona anche economicamente, entrano in ballo dei meccanismi che è più difficile riuscire a controllare. Ecco. Già, quando sei un personaggio che sembra che funzioni economicamente, esatto. E qui entra in gioco la macchina. La macchina che se non sei molto bravo ti può, non dico distruggere, ma può sicuramente appannare alcune tue luci, insomma. Ecco. Diciamo che qualcuno l'ha distrutto, mi viene in mente Kurt Cobain. Si è autodistrutto. Lui sì. E non è stato il solo, diciamo. Non è stato il solo, pensa a Jim Morrison, anche un altro grande talento. Che poi in realtà probabilmente, ora non per dire, ma non so se può essere una tua opinione, che diciamo un attimo dai nostri discorsi musicali, ma probabilmente tanti questi artisti che cominciano ad avere successo, vita sregolata, droga, eccetera, comunque sia, è un perdere il controllo, non è che è un, ti portano un po' verso la distruzione, quindi questa macchina che ti inquadra, che ti fa vedere successo, però in qualche modo ti fa perdere anche la testa, la lucidità. Diciamo che negli anni 70 soprattutto è stato così, quando tu ti trovavi improvvisamente a 19 anni ad essere un divo mondiale. Pensa ai Rolling Stones, ecco. Con Satisfaction improvvisamente diventano, è chiaro che non hai quella, forse quella personalità ancora così definita e così forte da riuscire a reggere un impatto così forte, quindi magari certe cose. Ma ora che tanto il mercato è morto, perché è inutile che ci si raccontino balle, cioè oggi non si vende più un disco, se ne vendono molto pochi, i giochi sono un pochino più limitati, e si sa molto di più anche quanto possa uccidere alcol e droga rispetto agli anni 70, quando ancora non ci si rendeva conto del potere veramente molto forte di queste sostanze, no? Vabbè, sicuramente. Beh, insomma, diciamo che tant'altro, vabbè, volevamo pure fare una puntata con gli artisti morti a 27 anni, il famoso club del 27, sono soprattutto degli anni passati, appunto 60, 70. E questa è stata una conseguenza. Beh, e nel frattempo ci ricordiamo che siamo a Rockpolis su deliradio.it, nell'officina XN in via Dalmati 15, e salutiamo le persone, i nostri affezionati cittadini di Rockpolis. Ora Arturo è diventato un cittadino onorario di Rockpolis, la città del rock, visto che è venuto qui, e salutiamo appunto quelle che ci hanno dato, che hanno partecipato alla puntata nel voler esserci, come amica Elisa Pellegrini, oppure Elisabetta Maria, oppure il nostro Riccardo Barbieri, Enrico Nesi, Domenico Minnici e Luca Diavola. Luca Diavola di Diavola Rasa, un altro gruppo storico dell'Emilia che fa, fa musica, diciamo musica medievale, ma veramente con arrangiamenti veramente studiati, ma loro sono... Sì, sono rifatti gli strumenti da soli medievali, arrangiano canzoni, mezzo in italiano, latino, francese, e veramente fanno un grande successo, magari nelle feste medievali, appunto queste feste che ci sono da un po' di anni nei borghi, insomma. In cui ci si veste anche un po' come ci si vestiva. Sì, all'epoca. Assolutamente. No? Molto belle, molto affascinanti. Se andate a vedere, sono tutti vestiti ovunque di pelli, di cose, sono truccati, fanno uno spettacolo molto scenico, è un spettacolo molto rock, e anche loro ci piacerà averli prima o poi in trasmissione. Abbiamo voluto salutare appunto tutti gli amici che ci ascoltano.
Beh, per quelli che non ci ascoltano in diretta, ricordo che poi ci sarà molto presto il podcast e potrete risentire questa grande serata di questa domenica che ci sta regalando veramente con questo personaggio tante informazioni e tanti ricordi e tante curiosità soddisfatte. E stavamo parlando appunto di Gaetano, che ha fatto il Marcello è sempre più blu come singolo, non l'ha messo in nessun album. No, infatti fece questo 45 che io possiedo e che ovviamente di cui sono molto geloso. È divertente perché lui il pezzo era molto lungo, durava circa 8 minuti, quindi lo divise in due. La seconda parte lui la volle chiamare proprio seconda parte. Infatti su quando c'è scritto così lui disse no, non si chiama, si chiama solo seconda parte. Ed è un po' diversa, nel senso che esempio lui lì ha voluto combinare, esempio ha coinvolto il solito povero Gaio che lo metteva sempre in qualche modo in difficoltà, lo obbligò a portare il sitar, che è uno strumento indiano che lui suonava in studio, e coinvolse anche un sassofonista di jazz molto famoso che era Tony Formichella, e quindi c'è questo strano duetto di sitar e sassofono che era una cosa assolutamente impensabile per quegli anni, ma grazie a Rino divenne una realtà. E tu cosa suoni in questa questo suono pezzo? il pianoforte, la parte di pianoforte e basta, perché non c'è altre tastiere, invece poi negli altri dischi anche altre tastiere. Esatto, perché poi ricordiamo la collaborazione con Rino non è finita nel secondo album, in questo singolo, ha continuato a collaborare. Ho suonato in Aida e poi dopo è cambiato completamente il team dei produttori, quindi da Nuntereg Q sono arrivati altri musicisti. E tra l'altro appunto mi dicevi prima che via assoldati si fa per dire, Vincenzo Micocci. Micocci, che era appunto il direttore della IT, è stato un personaggio importantissimo. Sì. C'è un certo Alberto Fortis che ci aveva parecchio con lui, poi sono riappacificati. Poi hanno fatto pace, sì, perché Fortis so che capitò alla IT appunto con dei pezzi, poi non riuscì a fare il disco, forse ci sono stati un po' di dissapori e quindi approdando a Milano volle così, come si può dire, lanciare qualche invettiva su Micocci e sui romani in genere, però poi tutto si è risolto solamente. Ma a voi, dicevo, questo Vincenzo comunque vi ha portato bene, perché ci ha dato fiducia. Considera che noi facemmo il provino alla IT nel maggio del 74 e a luglio incidemmo il disco, cioè alla fine dell'estate di luglio, quindi ci diede veramente molta fiducia. Abbiamo fatto alcuna gavetta, alcuna attesa, ecco, dopo 6 mesi il disco era pubblicato. E questi erano sedicenni, diciottenni, insomma, non so quanto gli daremmo noi ai sedicenni, diciottenni al giorno d'oggi. Dice guarda che sei ancora un bambino, devi crescere. Invece a quel tempo pensa che Mike Oldfield ha cominciato a proporre il suo Tubular Bells in giro per l'Inghilterra a 16 anni, finché la Virgin finalmente a 19 gliel'ha fatto incidere. È stato un disco da milioni di copie vendute. Scusate Non so se i tempi sono cambiati oppure ogni tanto veramente nasce un sedicenne veramente come si deve. Ma credo di sì, che oggi c'è tanta confusione, ma ci sono sicuramente grandi talenti anche oggi in giro. Esatto. Allora ci sentiamo la seconda parte. No, la seconda parte di Marcello sempre più blu si chiama seconda parte, esatto. Punto. Rino Gaetano. Chi vive col padre, chi fa la rapina, chi sposa la Gina, chi ha rotto con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. Strada, che ha fatto carriera, chi perde la calma, chi non sembra più lui, chi lamenta un dolore, chi chiede un lavoro, chi torna sui passi, chi ha visto un assist, chi ha preso il diretto, chi canta il pezzetto, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Salario.
e ci siamo sentiti appunto questo duello sitar-sassofono, come ci dicevi. Ad un certo punto sì, c'è questo strano duetto che Vrino ha voluto fortemente tra il sax un po' jazzato e invece il sitar un po' etnico. È appunto il genio, e l'impronta del genio la riconosciamo. Però torniamo al maestro che abbiamo davanti, e torniamo alla sua musica. L'ultimo album, Prelude. Mm-hmm. E mi dicevi che stai in preparazione del tuo album successivo. Beh, diciamo sì, che incredibilmente ho avuto delle ispirazioni, si dice così, musicali. Mm-hmm. E ho già praticamente quasi un nuovo lavoro pronto, almeno nella mia mente. Spero di riuscire a registrarlo entro la primavera, e questa volta di non far passare 2 anni da un disco all'altro, ma riuscire a farlo uscire a un anno di distanza, perché insomma, se i pezzi ci sono, perché aspettare? Certo, ma è molto interessante. Ma te come ti viene da comporre? Come ti ispira la composizione? Dai classici, dai... Insomma, perché all'inizio ti abbiamo sentito citare Debussy. Sì, ma altri... sicuramente i classici sono presenti, però poi ovviamente non puoi scrivere come si scriveva 200 anni fa. In realtà io ho un piccolo apparecchietto per registrare, lo metto sul pianoforte, suono, studio, faccio delle cose, dei passaggi, delle improvvisazioni, e poi vado a riascoltare quello che ho fatto e trovo sempre 3 o 4 idee che possono essere sviluppate e possono diventare qualcosa di più compiuto, e da lì di solito nasce. Qualche volta ho avuto anche proprio la classica ispirazione di una melodia che mi è saltata in testa, questo sì, però è raro, di solito accade proprio quando sono già sulla tastiera, sul pianoforte. Accidenti, questo insomma è... Mettersi lì e poi veramente con sessioni, magari anche ovviamente ti devi allenare, ma quante ore al giorno ti alleni? Adesso molto poco, quando studiavo seriamente anche 5-6 ore, adesso tra le 2 e le 3, però ci sono, quelle 2 ore ci sono quasi tutti i giorni almeno. Praticamente è un lavoro, il tuo lavoro anche quello di rimanere un grande del pianoforte, diciamo qualcuno che sa veramente suonare fluidamente, tranquillamente, e appunto e da questo riprendi le tue ispirazioni, appunto. Ma ti è mai venuto di metterci dei testi assieme alla tua musica, oppure no? Veramente no, non sono mai stato interessato al connubio, cioè mi piacciono molto, ci sono delle canzoni che io trovo bellissime, ma no, credo che la mia musica stia bene così. Poi può capitare che ci siano dei testi magari recitati, come ad esempio nell'ultimo disco è successo, grazie a una poetessa che è Annalisa Teodorani, che mi piace molto, e quindi mi ha regalato alcuni suoi testi che ho inserito, però sempre o prima o all'interno di un pezzo, ma recitati, quindi non con una melodia cantata. Però di solito lascio che la musica si muova da sola in maniera autonoma, È così l'ispirazione. Ma poi mi dicevi, no? Io pensavo, se te a marzo cominci le registrazioni, poi dice il disco fino al 2018 non lo vedremo. Quindi c'è parecchio lavoro di post-produzione. Lavoro molto su quello. Io di solito in studio sto poco, posso stare 2-3 giorni e lì registro proprio a valanga, nel senso riempio tanto materiale e poi ascolto, monto, cucio, ritaglio, correggo, e ci metto molto tempo. E quindi fa tutto da solo? Faccio tutto da solo, mi piace molto, sì. Autoproduzioni? Mi metto lì perché io penso che solo io posso riuscire a montare un disco come voglio io. Questo naturalmente non vuol dire che non ci siano tecnici bravissimi, ma io so quello che voglio e so anche come collegare musicalmente una parte con un'altra. Siccome sono molto perfezionista, e quello è il lavoro più lungo. Arrivati all'estate, poi comunque per esigenze tecniche non conviene mai far uscire un disco in quel periodo, per cui alla fine si arriva a settembre-ottobre, l'etichetta, la copertina, e si arriva tranquillamente all'anno successivo. Quindi ci vogliono quei 7-8 mesi alla fine per concludere tutto. E questo è un aspetto della musica crossover, appunto, che sembra così che, insomma... possa essere, dice, semplice, suona da solo, che gli ci vuole? Suona e poi prende dalle stampe e via, invece no. Non è così semplice. Veramente, c'è veramente tanto lavoro dietro. E ve lo dice uno, appunto, che sta per far uscire il suo 16° disco, disco solista. Che paura. Che paura. E ci andiamo a sentire la prima traccia del tuo ultimo disco, ma appunto... ora...
per non scordarcelo, diciamolo. Ma se uno volesse acquistare i tuoi dischi, dove li può trovare, le tue composizioni? A parte online ce l'hanno tutti, da IBS, Amazon, comunque alle varie Feltrinelli, almeno quelle più grandi, hanno tutte qualche copia del disco. Si trova abbastanza, diciamo, è distribuito abbastanza bene grazie all'etichetta Egea. Il disco è della Felmei con distribuzione Egea, che è un'ottima casa sia di produzione che di distribuzione. E se volessimo, diciamo, non dico sintetizzare la tua produzione, perché non è proprio possibile, ma se tu volessi dire, per sentire chi è Arturo Stalteri e per sentire che cosa, insomma, che cos'è la musica crossover secondo Arturo Stalteri, quali sono i tre CD che consiglieresti della tua produzione? Allora, sicuramente consiglierei il mio primo Flowers del 95, un disco a cui sono molto legato, perché è una sorta di concerto ideale, 5 pezzi miei e 5 pezzi di altri autori, autori però che sono da Debussy a Sakamoto, a Cicoria, a Philip Glass. Ecco. Poi un altro disco che secondo me è molto interessante, almeno io lo giudico interessante, è un disco che ho fatto invece con più strumenti, si chiama Half Angels, c'è pianoforte, violoncello, violino, tastiere elettroniche. E poi credo proprio l'ultimo, questi preludi, che mi sembrano un buon passo avanti verso forse un nuovo modo anche di scrivere, quindi un disco di solo pianoforte con qualche brano con degli interventi esterni. Ma no, ve lo posso dire che sentirlo anche suonare, dove l'ho sentito suonare, sia in case private, sia appunto alla Feltrinelli, in concerti pubblici, è veramente bello, è veramente godibile, è un'esperienza da poter fare, quindi... Andate, lui ha sia la sua pagina personale Facebook che una pagina di fanpage, Arturo Stalteri di fanpage, e lì dentro... Sì, poi c'è il sito anche Wix, Arturo Stalteri, non mi ricordo mai l'indirizzo, comunque wixarturostalteri.com o qualcosa del genere. E lì dentro potete trovare tutte le apparizioni, tutto quello che riguarda lui e quindi dove apparirà prossimamente, dove farà concerti e quindi dove poterlo andare a conoscere, che... non perché ce l'ho ospite qui accanto e l'ho voluto, ma perché proprio in senso oggettivo, in senso assoluto, ne vale proprio la pena. Quindi ci sentiamo la prima canzone del suo ultimo album, il suo ultimo lavoro, la sua ultima opera, chiamarla album, insomma. È Come la neve, che mi dicevi all'introduzione di questa... Allora, Come la neve è la seconda traccia, l'introduzione Lascia le spine alle rose. Ah, ecco. Però Come la neve io la amo molto, perché l'ho scritta pensando a quando ero bambino e per la prima volta vidi la neve a Roma, ed è un ricordo che non ho dimenticato, perché la neve per me è un qualcosa di assolutamente magico, e purtroppo a Roma non nevica quasi mai e questo mi dispiace. Diciamo che al sindaco, che non deve provvedere a spalare le strade, dispiacerà un po' meno. Lui dispiace meno, anzi a lei in questo caso. Così. Come la neve. Thank you.
Mentre teniamo in sottofondo Come la neve da, che, non vede, che vedremo a Roma molto raramente, appunto, scopriamo che Arturo ha, ha lavorato anche con Fabio Liberatore. Fabio Liberatore è l'artista che ha fatto la musica per molti film di Carlo Verdone, era il tessista degli Stadio, un musicista molto preparato. Sì. È stato un caso perché io e Fabio abbiamo fatto un paio di dischi insieme e uno di questi, un pezzo è piaciuto molto a Verdone, ha voluto inserirlo nel suo film L'amore eterno finché dura, ed è un pezzo ambient, elettronico. Questo fa capire come Verdone, che adora David Sylvian tra l'altro, non è un caso, sia una persona dal punto di vista musicale con un'apertura mentale straordinaria. Insomma, te quindi alla fine hai anche conosciuto lui stesso, Carlo? Ci siamo parlati solo al telefono, pensa, non l'ho mai incontrato, anche se poi ho lavorato in un altro suo film, però sempre al telefono, quindi non l'ho mai visto, e, però da quello che così l'ho intervistato anche per Radio 2 quando facevo un programma lì, è stato sempre carinissimo, sempre al telefono, però assolutamente disponibilissimo. E hai svelato l'altarino del tuo altro mestiere, il conduttore radiofonico, ma è giusto così, ormai siamo in fine di trasmissione e tanto ci godiamo questa canzone My Sound the Physicist ispirata a Asimov. Sì, esatto, The Asimov Assembly. Quindi le note che state sentendo sotto di pianoforte sono Arturo che suona in questo pezzo, appunto, messo nella colonna sonora del film, ma appunto un altro pezzo suonato da Arturo, il notturno in mi minore, l'opera 72 numero 1 che abbiamo accennato prima, messo sempre... Si può ritrovare in Flowers 2 del 2012. Sì, però in realtà l'avevo inciso per la prima volta per Verdone nel suo film Grande, Grosso e Verdone, in cui c'è un episodio di musica classica. Nel 2008, quindi poi l'ho inserito anche nel mio lavoro successivo. Ma ci sta per partire sotto The Strumental al centro di gravità permanente. Eccolo. Questa tua collaborazione con Battiato. Sì, un grande maestro. Di cui sono molto fiero perché io sono sempre stato un suo fan da quando ero ragazzino e quindi poi averlo conosciuto e aver fatto questo disco sulla sua musica con la sua supervisione, anche con il fatto di aver rifirmato insieme due suoi brani per sua volontà, insomma è stata una bella soddisfazione, è una persona molto generosa. E qui sta suonando tu, ovviamente.
Certo. Ma com'è che alla fine siete, cioè, com'è successo che sei riuscito a fare questa collaborazione con Battiato? Ma perché io l'ho conosciuto in realtà perché lo invitai in trasmissione da me quando lui incise Ruby Tuesday dei Rolling Stones, quindi lì siamo diventati amici. Mi ha coinvolto in due progetti televisivi, uno televisivo e uno cinematografico, e quindi quando avevo voluto fare un disco sulla sua musica lui era assolutamente molto ben disposto e disponibilissimo. E sentite che scale ci abbiamo sotto, è una rielaborazione. Ce la godiamo per un po', dai. Eccoci qua. Finisce così, di botto. Parlavamo appunto di questo centro di gravità permanente che questa collaborazione con Battiato, che mi dicevi non è una persona così come può sembrare. Sì, può sembrare un po' distante, un po' scontroso, snob, invece in realtà no? È molto... Sopportico di Dussi, la musica, sì, finto rock. Però quella era anche una provocazione, un grande provocatore, no? Però è una persona poi estremamente simpatica, che ti mette subito a tuo agio, ci siamo dati subito del tuo, appena ci siamo conosciuti, grazie a lui, l'ha voluto lui, insomma. È una persona veramente piacevolissima, oltre a essere un cervello veramente di altissima levatura. Esatto, Poi mi dicevi che, insomma, abbiamo scoperto che tu hai una trasmissione, più di una trasmissione, cioè tu sei uno speaker ufficiale di una radio. Sì, su Radio 3, questo viene anche dalla mia famiglia. Mio padre lavorava, era un giornalista televisivo, aveva un registratore molto professionale a casa, mi divertivo da bambino a fare delle trasmissioni, quindi poi appena sono nate le prime radio private mi sono subito proposto per collaborare, quindi ho portato sempre avanti parallelamente la musica da una parte come protagonista, insomma, diciamo come esecutore, come autore, dall'altra parte invece come ascoltatore, come così colui che la propone agli altri. Mi piace molto, è una cosa che mi fa piacere fare e che alla quale sono molto legato. Accidenti, e quando ti possiamo trovare in onda? Ma esempio domani mattina alle 9:30 e alle 12 su Radio 3 con due programmi, Primo Movimento e Il Concerto del Mattino, tutta musica classica che noi proponiamo cercando di, così come si può dire, di raccontare nella maniera più fresca e più divertente, perché no, possibile, perché quello in fondo è, sono artisti che hanno avuto una vita quasi come delle rock star, per cui non sono affatto distanti da noi. Ecco, e quindi è un piacere, è stato un piacere sentirti, per esempio il mese di dicembre 2016 ci messaggiavamo alle 6, alle 6:15 del mattino, quando facevo il programma la mattina alle 6, qui comincia, sì. E per fortuna quel programma da lunedì al venerdì, ma dura un mese l'alzataccia, poi si ricomincia a fare. Sì, orari un po' più umani, ma a me piace molto fare il programma la mattina presto, perché c'è un'atmosfera molto più intima, insomma, e si arriva subito negli studi perché la città è deserta, perché Roma purtroppo non è mai deserta. Già, ahimè. Questo è vero, infatti si arriva presto al lavoro alle 6:30, perché insomma la città è deserta, esatto. Quindi siamo praticamente quasi in chiusura di questa trasmissione, e io, che dici, come ultimo pezzo, appunto l'abbiamo citato, da questo, mettiamo questo notturno in minore di Chopin. Bellissimo, notturno postumo che lui scrisse praticamente a meno di 20 anni e che venne pubblicato però dopo la sua morte, un pezzo molto bello, molto, molto nostalgico, malinconico. Bene, e non so quanto possa durare, però...
un paio di, forse due o tre minuti, anche però di più. A questo punto dobbiamo dare, dobbiamo salutarci. Ringraziamo molto a Arturo per aver fatto questa partecipazione a Rock Polis su Deliradio.it. Siamo veramente onorati che è stato un piacere, grazie a voi, che un artista del tuo livello e della tua fama sia venuto nei nostri studi e con cui appunto abbiamo potuto intrattenere questa chiacchierata molto interessante sulla sua musica e non solo su Ricordo Irino e anche altri aspetti. Beh, quindi d'accordo, e ci salutiamo e salutiamo i nostri spettatori, i nostri cittadini di Rock Polis, che chi si fosse messo in contatto con noi a ore tarde comunque sappia che potrà trovare il podcast con cui verrà data insomma pubblicità su Facebook, comunque sul sito di Liradio.it alla sezione Ascoltaci Podcast, ci sono tutti i podcast di questa puntata e di tutte le precedenti. E quindi non anticipiamo nulla sulle volte prossime, ci vediamo domenica, ci sentiamo domenica 19 dalle 22. Ancora grazie Arturo per la sua partecipazione. Grazie a voi, a prestissimo. E vi lasciamo con il notturno di Chopin.